svelare il nome del vincitore. Io partirei però una rapida carrellata sull'Albo d'Oro. Dal 2011 in ordine di tempo il premio è stato vinto da Cesare Prandelli, Walter Mazzarri, Vincenzo Montella, Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri, Claudio Ranieri, Maurizio Sarri, Eusebio Di Francesco e premio Bearzot per il 2019 a Roberto Mancini. Allora, Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, il vincitore del premio Bearzot 2019, come dire, si salda con un altro commissario tecnico della Nazionale, che nel 2011 il primo vincitore fu Cesare Prandelli, e quindi dopo 8 anni alla vigilia del decennale c'è questa saldatura ideale. Vi leggo la motivazione e poi do la parola al presidente della Federcalcio Gravina. La motivazione che è stata vergata dalla giuria, che è composta da Gabriele Gravina, Giancarlo Abete, Marco Caldiolo, Enrico Parriale, Auro Bulbarelli, Savia Iacobelli, Andrea Di Caro, Danilo Di Tommaso, Damiano Lembo, Matteo Marani, Piercarlo Presutti, Roberto Rossini e Ivan Zazzaroni, ha motivato così l'assegnazione a Roberto Mancini del premio Bearzot 2019. Innamorato del calcio giocato bene e dei giovani, Roberto Mancini è l'uomo giusto per rilanciare l'amore degli italiani verso la nazionale. Lo sta facendo in questa fase della sua nuova esperienza azzurra e la speranza è che possa continuare a farlo ripercorrendo le orme del grande Enzo Bearzot, con cui pure non ebbe un rapporto facile da giocatore, ma anche per lui rappresenta un modello da seguire nel ruolo di commissario tecnico. Premio nazionale Enzo Bearzot 2019 a Roberto Mancini. Commento